Ultime ore per presentare la domanda per iscriversi al prossimo campionato di Lega Pro. Dopo le tribolazioni dei giorni passati, tutto rientrato a Teramo con i documenti regolarmente depositati in Lega e con la necessità, da domani in avanti, di costruire la squadra da mettere in mano al prossimo tecnico, che va individuato, oltre alla possibilità che il direttore sportivo Sandro Federico possa prolungare il rapporto con la società biancorossa. In ogni caso, come anticipato già nelle scorse settimane, quello del Diavolo sarà un progetto con un ulteriore e sostanziale contenimento delle spese. Si proverà a fare cassa, anche se non è, ad esempio, così scontato che il Sassuolo eserciti la recompra su Pietro Cianci. L'idea del Teramo è quella di fare cassa con l'attaccante e non solo, ma allo stato attuale dai neroverdi non sono ancora arrivati segnali di questo tipo. Così come per Diakité e Santoro, che sono sotto contratto, l'idea delle società interessate è quella di non sborsare chissà quanto. Cose un po' più definite invece a Pescara, dove il rientro in città del direttore sportivo Luca Matteassi porterà inevitabilmente un primo confronto per capire chi può ancora far parte del progetto e chi no. Auteri, dal canto suo, ha richiesto giocatori che conoscono il suo sistema di gioco e che, di conseguenza, abbia già avuto recentemente alle sue dipendenze. Ecco perché in mediana c'è il nome forte di Carlo Derisio e perché davanti c'è quello di Eugenio Dursi, che sarebbe l'ideale esterno mancino per il tridente del tecnico. Dursi è tornato al Napoli dopo il prestito a Bari, due società della famiglia De Laurentiis. Su Derisio invece sembra arrivare la concorrenza del Catanzaro, che lo rivorrebbe in Calabria dopo due stagioni in maglia giallorossa prima proprio del passaggio a Bari. Il problema reale, però, come per tutti i club, compreso il Pescara e il Teramo, rimangono le uscite, senza non sia la cassa per provare a strappare elementi alle altre formazioni interessate. Ma tornando al capitolo iscrizioni, che potrebbero andare ad incidere anche sulla eventuale composizione dei gironi, il Gozzano, vincitore del girone A di Serie D, dovrebbe rinunciare, lasciando così spazio al ripescaggio di una formazione sempre della quarta serie. L'Aglianese spera, per questo sono arrivate le parole del DG Fabio Ciatti: la vittoria significa essere anche la miglior classificata d'Italia, quindi se è vera la voce che il Gozzano non si iscriverà al prossimo campionato, io penso, conclude Ciatti, che se ci sarà l'opportunità di andare in Serie C con i ripescaggi, la società farà il possibile perché accada. Ma in bilico ci sono anche il Catania, che rischia di rimanere fuori dalla Lega Pro, oberato come dai debiti. Attenzione anche alla situazione Novara. Fideiussione a 350.000 euro pronta, adesso i piemontesi lavorano al saldo degli stipendi arretrati con i dipendenti. La sensazione è che non ci dovrebbero essere problemi, colpi di scena a parte. C'è tempo la giornata odierna e da domani si capirà chi è dentro e chi, vista l'inderogabilità della scadenza, sarà fuori. Poi si comincerà a disegnare il futuro della terza serie nazionale.